Michele Iannelli, ed è l'ultimo della nostra lista. Dulcis in fundo, Michele Iannelli. Allora, se c'è qualcun altro dal pubblico che vuole parlare, ok, mi dici no? Roberto Marabini. Vabbè, sei il prossimo. Buonasera a tutti, intanto io ringrazio quelli che se ne sono andati via, perché sennò mi toccava parlare penso verso l'una di notte. Quindi. E, allora, mi chiamo Michele Iannelli, sono un medico, specialista in psicologia clinica e omeopata, e da anni mi batto per, visto che abbiamo parlato di sovranità, per una forma di sovranità molto importante, cioè la sovranità della terapia, la libertà della cura. Mi batto per quella che io chiamo la medicina del buon senso, la medicina a misura d'uomo, la medicina olistica, e profondamente colonizzati dalle multinazionali del farmaco che hanno invaso, dando il loro, con i loro interessi miliardari, hanno invaso le università, hanno corrotto i medici e hanno invaso anche le farmacie. È possibile un altro tipo di medicina. Guardate che questa cosa della sovranità e la libertà nella cura non è, come dire, un qualcosa di, che uno fa per cui lotta così tanto perché è bello essere liberi e sovrani, ma perché negli Stati Uniti, e ormai anche in Italia, un quarto delle morti sono dovute a patologie di tipo iatrogeno, cioè dall'alluso e dall'abuso dei farmaci cosiddetti allopatici, con tra l'altro dei costi spaventosi rispetto a quella che potrebbe essere una medicina naturale e con dei guadagni spaventosi per le multinazionali del farmaco. Tutto questo giochino è nato nel 1920 più o meno, quando Rockefeller dette un finanziamento affinché l'università americana, che fino allora la medicina era solo medicina naturale, un finanziamento per cominciare a studiare, a fare ricerca sui farmaci allopatici. Da allora pude avere i finanziamenti, tutte le università si diciamo, cominciarono a mettere le loro energie nello studio di questi farmaci allopatici. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la vittoria degli americani, questo tipo di medicina io lo definisco sostanzialmente criminale, ha preso piede anche in Italia. Concludo dunque qui il mio intervento e apro semplicemente una piccola parentesi a proposito dell'intervento precedente. Uno degli interventi precedenti, che è quello delle insorgenze, no? Delle varie insorgenze. Io in passato ho militato in un movimento meridionalista e qui ho incontrato il mio ex casualmente presidente, che si chiamava Insorgenza Civile, un movimento meridionalista, perché sono perfettamente d'accordo per le stesse cose che l'Italia, se si vuole liberare, se vuole trovare la sua identità, deve accedere, a mio parere, ad un sistema di tipo macro-regionale, quindi un sistema di maggiore autonomia e di maggiore autogestione, autogoverno. Vi ringrazio, buonasera.